Di solito, parlando di una persona scomparsa, una persona amica, cara, si dice non è più tra noi. Ecco, noi quando pensiamo a Giulietto Chiesa, diciamo non questa frase, ma un'altra. Giulietto è ancora tra noi, cioè il suo lavoro instancabile per la verità, per un vero giornalismo, è ancora qui presente tra noi e cerchiamo di continuarlo. E stasera abbiamo una significativa testimonianza. Ci sono due voci che noi vi faremo sentire, una del presidente russo Putin e l'altra del presidente cinese Xi Jinping, ignorate dai grandi media, o peggio, mistificate, distorte dai grandi media. I commenti al discorso di Vladimir Putin, fatti da noti quotidiani italiani, in genere sono attorno a una minaccia che Putin farebbe all'Occidente, esattamente capovolgendo la realtà. Quindi stasera noi riportiamo i brani salienti di questi due discorsi. Siamo tra i pochi, pochissimi che lo fanno, semplicemente perché chiunque possa rendersi conto di quali siano le posizioni dei dirigenti di questi paesi. Ebbene, di tutto questo Giulietto Chiesa era convinto. Su tutto questo lui si batteva. Ricordiamo che lui partecipò l'anno scorso al convegno nostro, purtroppo allora online, del 25 aprile, dal titolo Liberiamoci dal virus della guerra. 25 aprile 2020, eravamo nel 75esimo della liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale. E Giulietto Chiesa concluse questo convegno con un intervento che era incentrato proprio su Julian Assange, cioè sul fatto che un giornalista che aveva fatto il suo lavoro, vero, di giornalista, era in carcere, era minacciato di estradizione negli Stati Uniti, come lo è ancora, quindi la difesa di Julian Assange. Quindi ricordiamo questo, che questo fu l'ultimo intervento di Giulietto Chiesa al convegno del 25 aprile, poche ore dopo la sua vita cessò, ma continua il suo lavoro, continua l'attualità della sua battaglia. Ricordiamo solo alcuni concetti che lui espresse il 25 aprile del 2020. Il fatto che si voglia distruggere Julian Assange vuol dire che anche noi tutti saremo imbavagliati, oscurati, minacciati, impossibilitati a capire cosa succede a casa nostra e nel mondo. Questo non è il futuro, è il presente. In Italia il governo organizza una squadra di censori ufficialmente incaricata di fare pulizia di tutte le notizie che divergono da quelle ufficiali. È la censura di Stato, come altrimenti si potrebbe chiamare. Anche la RAI, la televisione pubblica, istituisce una task force contro le fake news per cancellare le tracce delle loro bugie quotidiane che inondano tutti i loro teleschermi. E poi ci sono, ancor peggio, i tribunali misteriosi, di gran lunga più potenti di quanto non siano questi cacciatori di fake news. Sono Google,
Facebook, che manipolano le notizie e con i loro algoritmi e i loro trucchi segreti censurano senza appello. Siamo già circondati da nuovi tribunali che cancellano i nostri diritti. Vi ricordate l'articolo 21 della Costituzione italiana? C'è scritto: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma 60 milioni di italiani sono costretti ad ascoltare un solo megafono che urla da tutti e sette i canali televisivi del potere. Ecco perché Julian Assange è un simbolo, una bandiera, un invito alla riscossa, al risveglio prima che sia troppo tardi. È indispensabile unire le forze che abbiamo, che non sono tanto piccole, ma hanno un difetto fondamentale, quello di essere divise, incapaci di parlare con una voce unica. Occorre uno strumento che parli ai milioni di cittadini che vogliono sapere. Queste sono le ultime parole. Inutile aggiungere altro sulla loro scottante attualità a un anno di distanza. In questo senso, Giulietto è ancora qui con noi. Russia has its own interests. Of course we do. The interests we defend and we are going to uphold. Per concludere il mio discorso, dirò solo qualche parola sul senso e lo scopo della politica della Russia nell'arena internazionale. È quello di garantire la pace e la sicurezza per il benessere dei nostri cittadini, per lo sviluppo stabile del nostro paese. La Russia ha certamente i suoi interessi, che difendiamo e continueremo a difendere nel quadro del diritto internazionale, come fanno tutti gli altri stati. E se qualcuno non capisce questa cosa ovvia o non vuole condurre un dialogo e sceglie un tono egoista e arrogante con noi, la Russia troverà sempre un modo per difendere la sua posizione. Allo stesso tempo, purtroppo, tutti nel mondo sembrano essere abituati alla pratica delle sanzioni economiche e legali a sfondo politico e ai tentativi brutali di certi attori di imporre la loro volontà agli altri con la forza. Ma oggi questa pratica sta degenerando in qualcosa di ancora più pericoloso. Mi riferisco all'interferenza diretta recentemente esposta in Bielorussia nel tentativo di orchestrare un colpo di Stato e assassinare il presidente di quel paese. Allo stesso tempo, è tipico che anche azioni così flagranti non siano state condannate dal cosiddetto Occidente collettivo. Nessuno sembra essersene accorto. Tutti fanno finta di niente. Ma ascoltate, potete pensare quello che volete del presidente ucraino Viktor Yanukovych o di Nicolas Maduro in Venezuela. Ripeto, potete amarli o non amarli, compreso Yanukovych che è stato quasi ucciso e rimosso dal potere con un colpo di Stato armato. Potete avere la vostra opinione sulla politica del presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko. Ma la pratica di inscenare colpi di Stato e pianificare assassini politici, compresi quelli di alti funzionari, beh, questo va troppo oltre. Questo va oltre ogni limite. Basti citare l'ammissione fatta dai partecipanti alla cospirazione, arrestati in un assedio pianificato di Minsk, compresi i piani per bloccare le infrastrutture e le comunicazioni della città. È un blocco completo dell'intero sistema elettrico nella capitale della Bielorussia. Questo significa effettivamente che stavano preparando un massiccio attacco informatico. Cos'altro potrebbe essere? Non si può fare tutto con un solo interruttore. Chiaramente c'è una ragione per cui i nostri colleghi occidentali si sono ostinati a rifiutare le numerose proposte della Russia per stabilire un dialogo internazionale sulla sicurezza informatica delle informazioni. Abbiamo presentato queste proposte molte volte. Loro evitano persino di discutere la questione. E se ci fosse stato un vero tentativo di colpo di Stato in Bielorussia? Dopotutto, questo era l'obiettivo finale. Quante persone sarebbero state ferite? Che ne sarebbe stato della Bielorussia? Nessuno sta pensando a questo.
proprio come nessuno pensava al futuro dell'Ucraina durante il colpo di Stato in quel paese. Nel frattempo anche le mosse non amichevoli verso la Russia sono continuate senza sosta. Alcuni paesi hanno preso una routine indecorosa in cui se la prendono con la Russia per qualsiasi motivo, più spesso per nessun motivo. È una specie di nuovo sport di chi grida più forte. A questo proposito ci comportiamo in maniera estremamente contenuta, direi addirittura modesta, e lo dico senza ironia. Spesso preferiamo non rispondere affatto, non solo alle mosse poco amichevoli, ma anche ai veri e propri insulti. Vogliamo mantenere buone relazioni con tutti coloro che partecipano al dialogo internazionale, ma vediamo cosa succede nella vita reale. Come ho detto, spesso se la prendono con la Russia senza motivo, e naturalmente tutti i tipi di piccoli tabacchi, piccoli sciacalli, corrono intorno come Tabaki correva intorno a Shere Khan, la tigre. Tutto è come nel libro di Kipling, ululando per rendere felice il loro sovrano. Kipling era un grande scrittore. Vogliamo davvero mantenere buone relazioni con tutti coloro che sono coinvolti nella comunicazione internazionale, compresi tra l'altro quelli con cui non siamo andati d'accordo ultimamente, per usare un eufemismo. Non vogliamo davvero bruciare ponti, ma se qualcuno scambia le nostre buone intenzioni per indifferenza o debolezza, e intende bruciare o addirittura far saltare questi ponti, deve sapere che la risposta della Russia sarà asimmetrica, rapida e dura. Coloro che stanno dietro le provocazioni che minacciano gli interessi fondamentali della nostra sicurezza si pentiranno di ciò che avranno fatto in un modo col quale non si sono pentiti di nient'altro per lungo tempo. Allo stesso tempo, devo solo mettere in chiaro che abbiamo abbastanza pazienza, responsabilità, professionalità, fiducia in noi stessi e certezza nella nostra causa, così come buon senso quando si prende una decisione di qualsiasi tipo. Ma spero che nessuno pensi di superare la linea rossa nei confronti della Russia. Saremo noi stessi a determinare in ogni caso specifico dove sarà tracciata. Ora dirò, come faccio sempre durante i discorsi annuali all'Assemblea federale, che il miglioramento e il rafforzamento qualitativo delle forze armate della Russia continua regolarmente. In particolare, un'attenzione speciale sarà data allo sviluppo dell'istruzione militare sia nelle scuole e accademie militari che nei centri di formazione militari delle università civili. Entro il 2024, la quota di armi e attrezzature militari moderne delle forze armate raggiungerà quasi il 76%, che è un ottimo indicatore. Questa quota nella triade nucleare supererà l'88% prima della fine di quest'anno. I più recenti sistemi missilistici intercontinentali ipersonici Avangard e i sistemi laser da combattimento per Sviet sono in servizio in combattimento. È il primo reggimento armato con missili balistici intercontinentali superpesanti Sarmat dovrebbe entrare in servizio alla fine del 2022. Il numero di sistemi aerei da combattimento con missili ipersonici Kinjal e navi da guerra armate con armi ipersoniche di precisione come i Kinjal che ho menzionato e con i missili Calibre è in aumento. I missili ipersonici Tsirkon saranno presto messi in servizio di combattimento. Si sta lavorando su altri moderni sistemi di combattimento, tra cui Poseidon e Burevestnik, in conformità con i piani di sviluppo delle forze armate. Come leader nella creazione di sistemi di combattimento di nuova generazione e nello sviluppo di moderne forze nucleari, la Russia sollecita ancora una volta i suoi partner a discutere le questioni relative agli armamenti strategici e a garantire la stabilità globale. L'argomento e l'obiettivo di questi colloqui potrebbe essere la creazione di un ambiente per una coesistenza senza conflitti, basata sull'equazione di sicurezza, che includerebbe non solo gli armamenti strategici tradizionali, come i missili balistici intercontinentali, i bombardieri pesanti e i sottomarini, ma, vorrei sottolinearlo, tutti i sistemi offensivi e difensivi in grado di raggiungere obiettivi strategici indipendentemente dall'armamento. I cinque paesi nucleari hanno una responsabilità speciale. Spero che l'iniziativa di una riunione personale dei capi di Stato dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che abbiamo proposto l'anno scorso, si concretizzi e si tenga non appena la situazione epidemiologica lo permetterà. La Russia è sempre aperta a un'ampia cooperazione internazionale.
Abbiamo sempre sostenuto la conservazione e il rafforzamento del ruolo chiave delle Nazioni Unite negli affari internazionali e cerchiamo di fornire assistenza alla risoluzione dei conflitti regionali. Abbiamo già fatto molto per stabilizzare la situazione in Siria e per avviare un dialogo politico in Libia. Come sapete, la Russia ha avuto il ruolo principale nel fermare il conflitto armato nel Nagorno-Karabakh. È sulla base del rispetto reciproco che stiamo costruendo relazioni con la maggioranza assoluta dei paesi del mondo, in Asia, America Latina, Africa e molti paesi europei. Stiamo costantemente espandendo come priorità i contatti con i nostri partner più vicini nell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, BRICS, la Comunità degli Stati Indipendenti, e i nostri alleati nell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. I nostri progetti comuni nell'Unione Economica Eurasiatica mirano a garantire la crescita economica e il benessere dei nostri popoli. Ci sono progetti nuovi e interessanti, come lo sviluppo di corridoi di trasporto e logistica. Sono sicuro che diventeranno una spina dorsale infrastrutturale affidabile per un partenariato eurasiatico su larga scala. Le idee russe di questa associazione ampia e aperta sono già messe in pratica, in parte, attraverso l'allineamento con altri processi di integrazione. Tutti questi progetti non sono solo idee geopolitiche, ma strumenti strettamente pratici per risolvere i compiti di sviluppo nazionale. La conferenza annuale di quest'anno si svolge in un contesto molto particolare. Le forze combinate del cambiamento e di una pandemia mai vista negli ultimi 100 anni hanno portato il mondo in una fase di fluidità e trasformazione. L'instabilità e l'incertezza sono chiaramente in aumento. L'umanità sta affrontando un crescente deficit di governance, di fiducia, di sviluppo e di pace. Molto resta da fare per raggiungere la sicurezza universale e lo sviluppo comune. La richiesta di sostenere il multilateralismo e di migliorare la comunicazione e il coordinamento è diventata più forte. Viviamo in un'epoca piena di sfide, che allo stesso tempo è anche un'epoca piena di speranza. Dove dovrebbe andare l'umanità da questo punto? Che tipo di futuro dovremmo creare per le generazioni future? Mentre cerchiamo di rispondere a queste importanti domande, è fondamentale tenere a mente gli interessi comuni dell'umanità e fare scelte responsabili e sagge. La Cina invita tutti i paesi dell'Asia e oltre a rispondere alla chiamata dei nostri tempi, a sconfiggere la pandemia attraverso la solidarietà, a rafforzare la governance globale e a continuare a perseguire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. Abbiamo bisogno di una consultazione su un piano di parità per creare un futuro di benefici condivisi. La governance globale dovrebbe riflettere il panorama politico ed economico in evoluzione nel mondo, conformarsi alla tendenza storica di pace, sviluppo e cooperazione, in cui tutti abbiano da guadagnare e soddisfare le esigenze pratiche nell'affrontare le sfide globali. Dobbiamo seguire i principi di ampia consultazione, contributo comune e benefici condivisi, sostenere il vero multilateralismo e rendere il sistema di governance globale giusto ed equo. Dobbiamo salvaguardare il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, preservare l'ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale e sostenere il sistema commerciale multilaterale. Gli affari mondiali dovrebbero essere gestiti attraverso un'ampia consultazione e il futuro del mondo
dovrebbe essere deciso da tutti i paesi che lavorano insieme. Non dobbiamo permettere che le regole stabilite da uno o pochi paesi siano imposte agli altri, o che l'unilateralismo perseguito da alcuni paesi stabilisca il ritmo per il mondo intero. Ciò di cui abbiamo bisogno nel mondo di oggi è la giustizia, non l'egemonia. Abbiamo bisogno di apertura e innovazione per creare un futuro di sviluppo e prosperità. L'apertura è essenziale per lo sviluppo e il progresso. Essa costituisce anche la chiave per la ripresa economica post-Covid. Dobbiamo promuovere la facilitazione del commercio e degli investimenti, approfondire l'integrazione economica regionale e migliorare le catene di approvvigionamento industriali, di dati e di risorse umane, al fine di costruire un'economia mondiale aperta. Dobbiamo approfondire i partenariati per la connettività e rafforzare i collegamenti infrastrutturali per mantenere intatte le arterie delle attività economiche. Dobbiamo cogliere le opportunità storiche di un nuovo ciclo di rivoluzione scientifica e tecnologica e di trasformazione industriale, promuovere l'economia digitale e intensificare gli scambi e la cooperazione in settori come l'intelligenza artificiale, la biomedicina e l'energia moderna, in modo che i frutti dell'innovazione scientifica e tecnologica possano essere trasformati in maggiori benefici per le persone in tutti i paesi. In questa epoca di globalizzazione economica, l'apertura e l'integrazione sono una tendenza storica inarrestabile. I tentativi di erigere muri o disaccoppiare danneggiano gli interessi degli altri senza recare benefici a se stessi. Abbiamo bisogno di solidarietà e cooperazione per creare un futuro di salute e sicurezza. Vinceremo la lotta in corso contro il Covid-19. Dobbiamo mettere le persone e le loro vite al di sopra di tutto, aumentare la condivisione delle informazioni e gli sforzi collettivi, migliorare la salute pubblica e la cooperazione medica e sfruttare appieno il ruolo chiave dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È importante rafforzare la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di vaccini e aumentare la loro accessibilità e abbordabilità nei paesi in via di sviluppo, in modo che tutti nel mondo possano accedere ai vaccini di cui hanno bisogno e permetterseli. È anche importante prendere misure globali per migliorare la governance globale sulla sicurezza della salute pubblica e lavorare insieme per una comunità globale di salute per tutti. Dobbiamo seguire la filosofia dello sviluppo verde, far avanzare la cooperazione internazionale sul cambiamento climatico e fare di più per attuare l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Deve essere sostenuto il principio delle responsabilità comuni, ma differenziate. Devono essere affrontate le carenze dei paesi in via di sviluppo riguardo al finanziamento, alla tecnologia e alla costruzione di capacità. Abbiamo bisogno di impegno per la giustizia, al fine di creare un futuro di rispetto reciproco e di apprendimento reciproco. La diversità è ciò che definisce il nostro mondo e rende affascinante la civiltà umana. La pandemia Covid-19 ha reso ancora più chiaro alle persone di tutto il mondo che dobbiamo rifiutare la guerra fredda. Dobbiamo rifiutare la mentalità che uno guadagna tutto e uno perde tutto e opporci a una nuova guerra fredda. Nelle relazioni da Stato a Stato, i principi di uguaglianza, rispetto reciproco e fiducia reciproca devono essere messi in primo piano. Comandare gli altri o intromettersi negli affari interni altrui
non dà alcuna possibilità. Dobbiamo sostenere la pace, lo sviluppo, l'equità, la giustizia, la democrazia e la libertà, che sono valori comuni dell'umanità, e incoraggiare gli scambi e l'apprendimento reciproco tra le civiltà per promuovere il progresso della civiltà umana. Ho fatto notare in varie occasioni che la Belt and Road Initiative, la nuova via della seta, è una strada pubblica aperta a tutti, non un percorso privato di proprietà di una sola parte. Tutti i paesi interessati sono i benvenuti a bordo per prendere parte alla cooperazione e condividere i suoi benefici. La cooperazione della nuova via della seta persegue lo sviluppo, mira i benefici reciproci e trasmette un messaggio di speranza. In futuro continueremo a lavorare con le altre parti nella cooperazione di alta qualità della nuova via della seta. Seguiremo i principi di ampia consultazione, del contributo congiunto e dei benefici condivisi e sosterremo la filosofia della cooperazione aperta, verde e pulita per elevare il livello della cooperazione della nuova via della seta incentrata sulle persone e sostenibile. Costruiremo un partenariato più stretto per la cooperazione sanitaria. Le imprese cinesi hanno già iniziato la produzione congiunta di vaccini nei paesi partecipanti alla nuova via della seta. Espanderemo la cooperazione nel controllo delle malattie infettive, nella salute pubblica, nella medicina tradizionale e in altre aree per proteggere insieme la vita e la salute delle persone in tutti i paesi. Costruiremo un partenariato più stretto per la connettività. La Cina lavorerà con tutte le parti per promuovere la connettività delle infrastrutture e la connettività delle regole, garantire canali senza ostacoli per il commercio e la cooperazione degli investimenti e sviluppare attivamente il commercio elettronico della via della seta. Il tutto nel tentativo di aprire una prospettiva per lo sviluppo integrato. Costruiremo un partenariato più stretto per lo sviluppo verde. Potremmo rafforzare la cooperazione sulle infrastrutture verdi, l'energia verde e la finanza verde e migliorare la coalizione internazionale per lo sviluppo verde e altre piattaforme di cooperazione multilaterale per rendere il verde una caratteristica distintiva della cooperazione della nuova via della seta. Costruiremo una partnership più stretta per l'apertura e l'inclusione. Un rapporto della Banca Mondiale indica che entro il 2030 i progetti della nuova via della seta potrebbero contribuire a far uscire 7,6 milioni di persone dalla povertà estrema e 32 milioni di persone dalla povertà relativa in tutto il mondo. L'anno 2021 segna il centenario del Partito Comunista Cinese. Nel corso dell'ultimo secolo, il Partito Comunista Cinese si è battuto nella ricerca incessante della felicità del popolo cinese, del ringiovanimento della nazione cinese e del bene comune del mondo. Come risultato, la nazione cinese ha realizzato una grande trasformazione. Si è prima rimessa in piedi, quindi ha intrapreso lo sviluppo economico e si è rafforzata e ha così dato un notevole contributo alla civiltà e al progresso umano. La Cina continuerà a fare la sua parte nella costruzione della pace mondiale, nella promozione dello sviluppo globale e nella difesa dell'ordine internazionale. La Cina rimarrà impegnata per la pace, lo sviluppo, la cooperazione e il beneficio reciproco. Svilupperà l'amicizia e la cooperazione con gli altri paesi sulla base dei 5 principi della coesistenza pacifica e promuoverà un nuovo tipo di relazioni internazionali. Per quanto forte possa divenire, la Cina non cercherà mai l'egemonia,
l'espansione o una sfera d'influenza. Né la Cina si impegnerà mai in una corsa agli armamenti. La Cina parteciperà attivamente alla cooperazione multilaterale sul commercio e gli investimenti. Attuerà pienamente la legge sugli investimenti stranieri. Tutti sono benvenuti a condividere le vaste opportunità del mercato cinese. Navigando insieme, potremo cavalcare il vento, rompere le onde e affrontare il viaggio di 10.000 miglia. Potremo a volte incontrare onde tempestose, ma finché uniamo i nostri sforzi e manteniamo la giusta direzione, il gigantesco vascello dello sviluppo umano rimarrà, navigherà verso un futuro più luminoso. Per maggiori informazioni visita il sito www.cngnn.it e sostienici per un mondo senza guerre.